Salve. Oggi abbiamo sul banco di lavoro un woofer della R. Il modello è il 2000-004-2, come possiamo vedere. Questo altoparlante, avendo la foam rotta, lo hanno fatto lavorare in queste condizioni, di conseguenza la bobina si è deformata. Perciò adesso bisogna andare, infatti muovendolo si sente che gratta, non si riesce a tenerlo al centro perché si è ovalizzata la bobina. A questo punto l'unica cosa da fare è doverlo smontare completamente e arrivare alla bobina. Non so se si riesce a sentire, ma dovrebbe grattare in tutti i sensi. Possiamo anche provare a montare la foam, ma ho la sensazione che dopo si toccherà rismontarla. Comunque, a vedere non sembrerebbe. Facciamo qualche prova. Troppo critico, perciò l'unica soluzione è smontare. Come si procede? Intanto questo tipo di altoparlante ha la rete di protezione per la lana interna della cassa, bisogna togliere tutte le retine attorno. Con il bisturi si fa leva su un punto e si comincia a staccare il collante. Come possiamo vedere, sta venendo via. Senza strapparla. La prima è venuta. Si passa alla seconda e così via.
ed ecco arrivato alla fine. A questo punto bisogna staccare la parte del centratore e di saldare i fili. Procediamo con i filamenti. Un paio di pinzette per non bruciarsi. E questo è fatto. Adesso, con la solita procedura dell'alcol, andiamo a bagnare il centratore sotto. Dobbiamo farlo agire. Poi si comincia piano piano a tirare via il collante, se viene. Ogni volta è una sorpresa, perché non tutti i collanti sono uguali, a seconda di cosa hanno utilizzato ci possono essere dei problemi. Sempre con il bisturi si fa leva sotto un bordino e piano piano si solleva. Non so se riusciamo a vedere. Vediamo un po' di alcol per attivarlo sotto, che appena si solleva dandogli sotto l'alcol agisce meglio. Ovviamente in questo caso, quando abbiamo tolto il centratore, bisognerà togliere anche il copripolvere, il cupolino, per poter fare poi dopo la centratura.
siamo già a buon punto. E siamo arrivati alla fine. A questo punto la bobina è fuori con il suo generatore scollato. Come possiamo vedere, in questo punto la bobina è schiacciata e fa una leggera grinza. Non so se riusciamo a inquadrare bene. Il punto è questo qui. Come si sente? Fa il dente, si sente anche col bisturi. Ecco il motivo per cui non si riusciva a poterlo centrare, insomma. Perciò a questo punto bisogna raddrizzarlo, dare del cian acrilato per rinforzarlo e poi rimontarlo. Nel frattempo poi però bisogna togliere il cupolino. Perciò procediamo intanto a togliere il cupolino. Solito discorso, un po' di alcol. Lo lasciamo ammorbidire un po'. E poi cominciamo a toglierlo. Piano piano, senza fare danni. Purtroppo il cartone della R è abbastanza sottile e delicato e bisogna stare molto attenti perché si può rompere facilmente. Ecco, come possiamo vedere,
copolino si è staccato, che poi lo recuperiamo. Ok, poi dopo dobbiamo rinforzarlo con un po' di vinavilla come al solito. E adesso andiamo a raddrizzare la parte storta. Questo si può fare anche con le unghie. E poi lo forziamo un attimino questo tipo di problema. Succede spesso perché se l'altoparlante si fa lavorare senza la foam non ha più il freno tra il cestello e il metallo nell'escursione nella sua escursione regolare, perciò va oltre i limiti e la bobina esce fuori dal magnete e nel rientrare, perché il centratore se la riporta indietro chiaramente con frequenze musicali, e va a sbattere sul magnete. Andando a sbattere sul magnete, la parte questa qui che è delicata si piega, si storge, a volte si spezza addirittura l'avvolgimento, si rompe completamente la bobina, se non addirittura strapparsi e così via. Cioè bisogna fare molta attenzione quando la foam è deteriorata di cercare subito di fermare la cassa e portarla in riparazione o cambiarla se siete in grado di farlo. A questo punto adesso gli diamo il ciano acrilato e questo qui è a posto. Ok, adesso lo lasciamo asciugare e poi si riprende coi lavori. Bene, adesso dato il ciano acrilato abbiamo provveduto a mettere un centratore all'interno per tenere in forma la bobina nel frattempo che sta asciugando. Così facendo mi sono reso conto anche di un altro danno che ha questo altoparlante. Il cartone, come già visto in altri filmati, soprattutto per le USB, si è deformato fino a rompersi, sempre per il fatto di averlo fatto lavorare senza la foam. Come possiamo vedere, se muovo l'altoparlante, anzi il cono, si vede che in fondo è rotto. Non so se riusciamo, eccolo qua, a vederlo, che la bobina si muove mentre il cartone sta fermo.
se andiamo a vederlo sotto, possiamo vederlo allargando il centratore che è spezzato. Si vede benissimo, eccolo qua. Perciò anche questo ora va riparato. Diciamo che questo tipo di riparazione si fa in due maniere, o col ciano acrilato oppure rinforzandolo con il Bostik. Però inizialmente conviene impregnare il cartone con il Vinavil, quello più adatto, in modo che almeno intanto si rinforza e si impregna il cartone, essendo a base di acqua il Vinavil penetra nei pori del cartone e quando è asciutto praticamente diventa un corpo unico. E poi successivamente si fa uno strato di Bostik tutto intorno alla parte che si è praticamente spezzata o rotta. Perciò adesso procediamo con il Vinavil in modo da impregnare perfettamente il cartone. Vinavil, adesso andiamo a darlo all'interno. In modo da impregnare perfettamente il cartone. Chiaramente lo diamo tutto intorno in modo da rinforzare anche la parte che non si è spezzata. Come possiamo vedere è entrato anche all'interno e ora glielo diamo anche sopra. In questo modo lo rinforziamo. L'ho reso abbastanza liquido aggiungendo un po' di acqua in modo che possa penetrare meglio all'interno della carta. Perché fondamentalmente i coni sono fatti la maggior parte di cartone pressato, carta pressata. Cioè il Vinavil è il miglior collante per poter entrare nelle particelle di carta e impregnarsi.
questo punto lo lasciamo asciugare. Bene, sono passati un paio di giorni del fine settimana, nel frattempo il cono si è asciugato, come possiamo vedere adesso non c'è più la rottura, anche muovendolo. A vedere anche sotto si è completamente sigillato. Poi andremo a fare quel famoso rinforzo con il bostico all'interno, questo prima di mettere il cupolino. Adesso, dove è stato rinforzato col ciano acrilato sulla bobina, andiamo passare con della carta abrasiva dell'800 1000 leggermente sopra, facendolo ruotare leggermente per non rovinare praticamente la bobina, anche se si dovesse graffiare comunque non gli fa nulla, perché in corto non ci possono andare, visto e considerato che hanno la protezione su ogni spira. Sono laccate praticamente. A questo punto, essendo bella liscia, ancora un pochino, ok, possiamo procedere a reincollare il tutto sul cestello. Volendo, sopra possiamo anche, per essere più precisi, dargli dello spray della lacca apposta isolante trasparente. Ma in questo caso non serve. Appunto, prendiamo il nostro gestello, prendiamo il centratore da mettere dentro, andiamo a posizionarlo. Ok. Questo va bene, mi raccomando sempre i terminali della bobina nel suo alloggiamento giusto, dove ci sono i capicorda. Una cosa molto importante anche questa da dire, che qua possiamo vedere c'è tutto intorno il residuo del vecchio collante. Qui la soluzione secondo me è quella di lasciarlo, visto che tanto oramai è ben impregnato dentro il centratore. Il centratore è telato, per cui il collante è dentro i pori, e andarlo a tirare via si rischia di rovinarlo il centratore. Per cui la cosa migliore è quella di lasciarlo, al limite, se dovesse dare fastidio, a rifilare con le forbicine lasciando un paio di millimetri tutto intorno. Però qua nel cestello lo spazio c'è, perciò non serve neanche, quando il cestello qua è pulito, non serve assolutamente andare a togliere questo collante qui, anzi gli fa da rinforzo, perciò basta ridare il collante qua sopra e incollare il tutto. Procediamo col collante. Il cestello è già stato pulito, perciò a questo punto andiamo a ridare il collante
Adesso l'operazione è quella di far incollare il centratore al cestello. Andiamo a posizionarlo ancora più in basso. Adesso il collante è asciutto, andiamo a saldare i due terminali.
Ok, e questo è fatto. Prossimo passo, adesso andiamo a prendere la misura per montare la foam nuova. Mi ripeto come al solito per spiegare come prendere le misure. Allora, il diametro 1 è quello che va, se posizioniamo, diciamo, il righello sulla diagonale dove ci sono le viti, non si sbaglia, almeno abbiamo il massimo della dimensione. Normalmente la foam va dal circa il centro della vite fino all'altro estremo, per cui abbiamo lo 0 in questo punto, qui abbiamo 240, 24 centimetri. Abbiamo 240 mm, diametro 1. Diametro 2 è praticamente la fine del cestello all'interno, questa. Per cui bisogna prendere questa misura posizionandolo sulla, dove il cestello, la parte piana finisce, fino all'estremo opposto, nello stesso punto. Praticamente in questo caso è 228. 228 è il diametro 2. Il diametro 3 è il diametro del cono. Perciò anche qua, posizionandolo sullo 0, abbiamo 195. E il diametro 4 è quello dove finisce il bordo dove viene incollato sul cartone. Perciò, posizionando sulla fine del punto di incollaggio, abbiamo 185. Queste sono le misure da prendere. Questa sarebbe la corretta, diciamo, corretto ordine di misurazione. A questo punto andiamo a verificare quale foam è giusta per questo altoparlante. Bene, la foam giusta è una 250. Come possiamo vedere, è la sua, perfetta. Adesso andiamo a montarla. Stesso procedimento, passiamo il collante sul cono. E posizioniamo ora la nuova foam.
facciamo appigiare in modo da distribuire il collante sulla superficie della foam. Questa procedura possiamo portarla avanti fino a che il collante non tira completamente, oppure, fatto il giro completo, possiamo lasciarla asciugare per un minuto o due e poi rifare la stessa procedura fino a che il collante non è asciugato completamente. Generalmente io preferisco portarla avanti sempre di continuo, girando intorno fino a che il collante non è asciutto. Anche perché l'asciugatura dipende molto, diciamo, dalle condizioni climatiche. Se l'aria è secca, asciuga prima, per cui magari si rischia di non posizionarla bene, perché quando il collante è in tiro praticamente dopo rimane ferma nel punto in cui era e non si può più modellare, e allora preferisco andare avanti piano piano. Magari si perde un po' più di tempo, ma il lavoro viene fatto meglio. Poi ogni tanto bisogna girarlo sotto e controllare che sia perfettamente in linea il cono con la foam, con lo stesso spessore in tutto il cerchio. Fare questo controllo visivo è molto importante.
adesso lo lasciamo asciugare un attimo e poi lo riprendiamo. Sono passati un paio di minuti, a questo punto il collante ha tirato, possiamo procedere anche con l'ultima ripassata con la mano. Praticamente si passa con un dito sotto il cartone e col pollice si gira intorno, pigiando la foam. In questo modo si rifinisce completamente e il lavoro è finito, almeno per quanto riguarda l'incollaggio sul cartone. Ok, a questo punto, come possiamo vedere, è perfettamente incollato. Adesso passiamo a dare il collante sul cestello. Ok, e adesso lo incolliamo. Nel frattempo che il collante tira, come al solito, fare sempre attenzione, diciamo, al cerchio intorno, che sia preciso, almeno il più possibile.
questo caso il problema della centratura non c'è perché abbiamo il centratore che lo tiene al centro. E comunque rimango sempre dell'idea che prima che asciughi completamente il collante, di togliere il centratore e fare la centratura manuale, perché viene molto più precisa. Come già spiegato in un altro filmato, è capitato spesso che col centratore si incolla e poi quando si va a togliere il cono si assesta per effetto del tiraggio del collante e va fuori centro. Praticamente non è proprio perfetto. Ho visto molti altoparlanti nuovi fatti in fabbrica con le macchine che non sono perfettamente centrati. Anche se al momento funzionano perfettamente, col passare del tempo inizia a strusciare la bobina sul magnete, sul traferro e si rovina e poi vabbè, crea le anomalie sul suono che ben conosciamo. Perciò la cosa migliore è farlo a mano. La mano è molto più sensibile rispetto alle macchine. Chiaro, bisogna farci esperienza e avere un po' di manualità, però col tempo si impara. Questo punto ha quasi tirato completamente, vado a togliere il centratore e vado a controllare. Qui è perfetto, qui è perfetto, ok, questo punto lo facciamo asciugare in questo punto qua, preciso. E dovremmo esserci. Adesso diamo il collante di rinforzo, come avevo già detto, nel punto dove è stato rimarginato lo strappo. Punto lo lasciamo asciugare, poi mettiamo il cupolino e questo è pronto. Adesso nel frattempo, visto che ho smontato già anche il suo gemello, anche questo ha avuto lo stesso problema, in più anche la bobina rotta, perciò adesso andiamo a vedere come recuperare la sua bobina. Eccolo qua. Questo, a differenza di quello, non ha quel problema del cartone rotto,
però in compenso anche lui ha lavorato senza la FOM e, come possiamo vedere, ha strappato la bobina, se riusciamo a inquadrarla. Abbiamo i fili rotti, ecco. Non so se riesce a metterla a fuoco. È questa qua. In questo caso l'unica soluzione è quella di tentare di saldarla sul suo terminale, altrimenti bisognerebbe togliere una spira e rifare appunto la saldatura, però visto che dovrebbe essere non è proprio precisa, bisogna che la vedo al microscopio. Ok, bene, nel frattempo che asciuga il ciano acrilato sulla bobina, andiamo a rimontare il cupolino sul nostro altoparlante. Nel frattempo è asciugato anche il collante qua all'interno. Adesso lo posizioniamo nel suo alloggiamento. Fatto questo, gli diamo giro di collante e tutto intorno. E questo praticamente è pronto. Quando è asciutto, eccolo qua. A questo punto il nostro altoparlante è asciutto, adesso possiamo andare a rimontare le protezioni che avevamo tolto in precedenza. Si incollano chiaramente o dandola sopra o direttamente sul cestello. E si riposiziona. In questo caso andiamo anche al marchio,
praticamente la stessa procedura si fa con tutte le altre e siamo e abbiamo finito. Poi le andiamo a ascoltare quando saranno montate tutte e due sulle casse. Ed ecco qua la nostra micro saldatura fatta per recuperare questa bobina. A questo punto andiamo a rimontare il tutto. Anzi, prima di montare dobbiamo dare un rinforzo con del cianacrilato sul bordino per rinforzare il filamento di rame che si era staccato. Passiamo tutto intorno. Ok, e adesso lo lasciamo asciugare e poi si rimonta. Ed ecco, finiti i nostri due altoparlanti della R, comprese le retine sottostanti di protezione. E adesso andiamo a montarli sulle rispettive casse e poi li proviamo. Ecco qua la motivazione perché queste casse, questi altoparlanti hanno la retina di protezione. Perché come possiamo vedere è completamente riempito di lana di roccia, è inzeppata completamente fino al contatto dell'altoparlante. Ed è molto leggera, soprattutto questa che sembra quasi carta. Per cui se non ci fosse la retina andrebbe a infiltrarsi all'interno tra il cono e il cestello creando dei rumori strani. Questa è la motivazione per cui c'è questa retina. E adesso li montiamo. Ed ecco qua le nostre due casse pronte per essere consegnate. Adesso ascoltiamo un brano gentilmente offerto da Google gratuitamente e diamo il via. Arrivederci a tutti, al prossimo video.